Io credo ancora, o ero appena uscito dall'Accademia, facevo il secondo anno, insomma, quindi mi chiamarono per fare questa parte che si chiamava L'esperto albanese. Era un libro, era un film tratto da un libro di Ismail Kadare, che era un grande scrittore albanese, che si chiama Il generale dell'armata morta. In Italia il distributore decise di chiamare L'armata ritorna, perché dice che la parola morta portava sfiga, e allora andava messa nei titoli. E c'erano, Luciano Tovoli mi chiamò, parlammo, persona meravigliosa, persona straordinaria, era il suo debutto come regia, e mi ritrovai tra le montagne non albanesi, ma abruzzesi, giravo l'Albania in Abruzzo. Il primo giorno di riprese tra Mastroianni e Michel Piccoli, e insomma fu. Se ho fatto l'Accademia, ecco, quella è stata la specializzazione, la scuola di guerra, ecco, sai quando vai a fare la scuola, vai al fronte per un anno e poi vedi se sopravvivi. Mi ricordo un episodio molto significativo perché ancora me lo ricordo. Io dovevo girare, cioè Marcello Mastroianni doveva girare il primo piano e io, il regista, mi disse che dovevo fare entrare, sai quelle medagliette che portano i soldati qua per essere riconosciuti se vengono, come dire, dimenticavi, no? Dovevo fare entrare nel campo molto stretto del viso del primo piano di Marcello questa medaglietta che lui doveva guardare. Io provai a fare questo e la medaglietta tremava, perché la mia mano tremava, tremava. Improvvisamente sento una mano che mi tiene un gomito. Fuori campo Marcello mi aveva fermato il braccio. E una mano si è fermata e lui ha fatto il primo piano come dire, tenendomi fuori campo il braccio. Questo era Marcello Mastroianni. Nel percorso di un attore c'è spesso un film che segna una svolta, cioè uno prova a fare l'attore e poi qualche volta va bene, qualche volta non va bene, forse c'è un momento in cui dici, beh, ho fatto la scelta giusta e sono arrivato. Ecco, per te c'è stato un momento di questo tipo? Ma io sai, anche da questo punto di vista sono stato fortunato, però anche coraggioso. Ho fatto la grande televisione nazionale popolare, quando magari qualche regista storceva il naso perché il cinema è il cinema, la televisione è la televisione, invece poi sono riuscito a fare dei film per la televisione che in qualche misura hanno fatto epoca rispetto a una grande stagione di quello che io chiamavo cinema per la televisione, penso a Fausto Coppi, a Don Milani, a Padre Pio e quant'altro. Contemporaneamente però sono riuscito a fare film con i grandi autori italiani come Marco Bellocchio e così via. Sicuramente ci sono stati dei film che hanno segnato, come dire, un passaggio di coscienza. L'attore a un certo punto comincia ad avere coscienza di quello che fa, di quello che sa fare. E sicuramente L'ora di religione di Bellocchio, così come L'uomo delle stelle di Tornatore, sono due, come dire, due passaggi. Quello decisivo per me è Non ti muovere, perché segna anche il mio passaggio, come dire, alla coscienza di voler essere un cineasta. Non soltanto, come dire, l'attore che fa il regista. Però ci sono dei film che voi sicuramente non conoscete, che però sono per me stati, come dire, dei passaggi altrettanto preziosi. Penso a Hotel Paura, film che dice, ma che è? Hotel Paura che è Renato De Maria, che feci moltissimi anni fa, che videro in 8 persone, ed è la storia quasi profetico quasi rispetto alla perfetta. situazione di oggi. Che è la storia di un uomo che è manager, con una moglie, un figlio, e perde tutto e si ritrova sulla strada. Sì, decisamente profetico rispetto a oggi. Forse per quello che hanno messo in 8, perché non la volevano sentire la profezia. Ecco, ci sono stati dei film meno conosciuti che però sono, come dire, degli step, dei gradini, dei passaggi per me molto, molto.